Faccia violenza anche in centri, i residenti non si sentono sicuri, c'è chi rinuncia a uscire la sera. Eterna attesa del via ai cantieri per il nuovo ospedale, per i padovani la struttura è una priorità. Gli ultimi dati sulla crisi senza fine del settore edile, appello al nuovo governo. Ogni giorno 100 attacchi informatici e l'Università di Padova che firma il primo protocollo in Veneto. TG Padova, a tutti voi una buona serata, ben ritrovati nei nostri studi, nel consueto spazio dedicato all'informazione in apertura, lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo della situazione che continua di spaccio e violenza anche in centro città, a Padova. I residenti, li abbiamo avvicinati ai nostri microfoni, hanno dichiarato di non sentirsi più sicuri, c'è addirittura, pensate, chi rinuncia completamente a uscire in orari serali, sentiamo. Dopo gli ultimi episodi di criminalità avvenuti in via Zabarella e via Altinate, accoltellamento e spaccate in un negozio di abbigliamento, è arrivata la risposta delle forze dell'ordine, controlli e pattugliamenti, ma la sensazione di insicurezza dei padovani rimane alta. Non piacevole, la paura è un po' a commuoversi, questo è il problema. Quindi quando vieni in centro sta più attenta? Sì, sto più attenta, una volta era diverso. Di cosa ci sarebbe bisogno? Un po' più di ordine, un po' più di sicurezza, qualche vigile. Un disastro. Perché? Perché c'è paura di andare in giro. Poi sono successi un paio di episodi anche negli ultimi giorni. Esatto, soprattutto la sera, ma non la sera, alle 9 di sera. Secondo me c'era paura. Secondo me la città, là, il centro, sì, è sempre più vuoto. E la situazione è peggiorata di anno in anno. Caspiterina, è allarmante, noi non siamo abituati a queste cose qua, ci ricorda Chicago di una volta. E dalla sensazione che la città non sia più sicura a cambiare il modo di comportarsi, il passo è breve. Il compito delle istituzioni, forze dell'ordine e amministrazione comunale su questo fronte è quello di combattere le paure e dare serenità ai cittadini che altrimenti si chiudono in casa. Mancano un po' di vigilanza che tempo fa c'era a Padova. Ma questo si avverte già da qualche anno. Bisogna essere più presenti, bisogna dare più sicurezza, ma a noi cittadini, per i ragazzi, ma per noi, per tutti. Non manca chi spera si tratti di episodi isolati e non vuole cedere al pessimismo e alle paure. Dico che non ci sia qualche problema, però non è la situazione così tragica come la mettono. Però i fatti sono questi e a volte basta nominare la parola sicurezza per ottenere nei cittadini reazioni così. Sulla sicurezza in città, lì che sensazione ha? Terribile. Perché? Perché non ce n'è. Nuovo ospedale di Padova, l'eterna attesa per i cantieri, questi benedetti cantieri e i residenti, i cittadini padovani davvero su questa cosa non transigono, dicono deve essere la nuova struttura una priorità per tutta la città. Sulla vicenda del nuovo ospedale i padovani non si accontentano più delle promesse, vogliono fatti concreti, che il percorso verso la costruzione della nuova struttura riprenda in fretta. Certamente si sta perdendo tempo, non so dove si sono fermate la burocrazia, non riesco a capire, si è fermata anche la pediatria, non si riesce a capire. Mi sembra che comunque la soluzione a cui sono addivenuti sia quella più funzionale per le esigenze di Padova e del territorio. Adesso basta farla. Basta farlo. L'effetto che questa vicenda sta producendo sui cittadini ora è di una sorta di sfinimento. Non ho più seguito, ho seguito fino a che hanno preso la decisione di fare i due poli e poi... Mi si è stufata anche lei? Sì, un poco. L'ho persa perché a me dicono che lo fanno da una parte ma dall'altra. A me, io ho visto che stanno ancora facendo lavori per ampliare questo. Facevamo l'università noi quando si parlava di questo. E come al solito è dai politici, specie dall'amministrazione cittadina, che i padovani vogliono risposte. E perché? La gente non lo sa più. Perché è fermato? Non si sa, non si ha più pallida idea. È il sindaco che non firma, che non dà i terreni. Mi pare che Zaia sia pronto a firmare, no? Che quindi dipende tutto da questa amministrazione. Purtroppo la politica, il modo di fare, i nostri signori chiamiamo governanti, parliamo del comune di Padova, non è secondo me abbiano delle idee ben chiare.
Allora qui tutti tentano, voglio fare e per far cosa? Chi ci ripete? Siamo sempre noi cittadini. Molti padovani non sanno più nemmeno cosa chiedere. Noi continueremo a dar loro voce, ma occorre che la risposta arrivi in tempi brevi per evitare che il progetto si fermi. C'è la battaglia sulle aree da lasciare, quindi non lo so, guarda. È scoraggiato, Raul. Abbastanza. Siamo alla pagina economica, dati neri, quelli che riguardano il settore edile ormai in crisi da troppo tempo. Allora arriva un appello al nuovo governo perché vengano sbloccate le grandi opere pubbliche venete. È sempre crisi, ma un po' meno grave. Si può riassumere così la situazione delle costruzioni edili in Veneto. Gli investimenti nell'ultimo anno sono in crescita dello 0,3%, che dovrebbe raggiungere il 2% nel 2018, ma si registra un andamento negativo per le opere pubbliche. I fondi ci sono, ma i cantieri non partono. La spesa dei comuni si è ridotta nel 2017 del 21% e di un ulteriore 8% nei primi mesi di quest'anno. Dall'inizio della crisi il calo è stato del 47%. Il governo deve semplificare le regole e vuole far aprire i cantieri. Un paese che vede che il proprio Stato non investe e non riesce a fare le opere pubbliche ovviamente dà un segnale negativo al cittadino. Il pubblico ha un ruolo fondamentale in questa regione perché ci sono troppe risorse che non sono state spese, che non si sono trasformate in cantieri e in opere. A Padova sono cresciute le compravendite di immobili dell'8%, più in provincia che in città, e i mutui per le famiglie hanno avuto un'enorme impennata di oltre l'80%. Anche l'occupazione, dopo i 104.000 posti di lavoro persi, si è stabilizzata. Dopo anni e anni di perdita di posti di lavoro, ricordo che abbiamo perso oltre 100.000 dipendenti, oltre 12.000 imprese solo nel Veneto in questi 10 anni di crisi. Credo che si possa dire che il trend si è fermato. Ora a trainare il settore dell'edilizia sono gli interventi sui capannoni e la ristrutturazione delle case private grazie agli incentivi fiscali. È il primo accordo siglato in Veneto tra Polizia Postale e l'Università di Padova per bloccare gli attacchi informatici. Pensate, sono 100 al giorno. Subiamo tutti i giorni centinaia di intrusioni o tentativi di intrusione alle nostre reti informatiche. La domanda è se abbiamo avuto finora danni significativi e fortunatamente no. Pur essendo costantemente sotto tiro, finora l'Università di Padova è riuscita a proteggere i propri dati dagli attacchi informatici dei cosiddetti hacker. Ciò non vuol dire però che si debba abbassare la guardia, soprattutto di fronte alla crescente capacità tecnologica di chi cerca di inserirsi negli archivi di istituzioni, aziende o semplici cittadini. Si inquadra così il protocollo che l'Ateneo ha siglato con la Polizia di Stato, un caso finora unico in Veneto. Sarà un rapporto diretto anche con i responsabili dell'IT dell'università, per cui se ci sono particolari attacchi, se ci sono degli alert o delle segnalazioni che richiedono un immediato intervento per capire esattamente di che cosa si tratta, ovviamente c'è un filo diretto e quindi si lavora insieme per impedire ovviamente che l'attacco sia compiuto. Non esiste solo lo spionaggio, il furto di dati sensibili in ambito economico. Nuovi reati come quelli informatici presuppongono anche nuovi bottini. L'università, ad esempio, possiede dati di decine di migliaia di ragazzi. Le informazioni che cercano sono molto spesso dati di conoscenza ampia di una popolazione giovanile, di un'organizzazione, che poi possono essere usati oggi, domani, tra un mese, per obiettivi economici o per obiettivi economico-criminali. Ennesimo infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina alle fonderie Anselmi di Campo San Piero. Ancora un grave incidente sul posto di lavoro in provincia di Padova è avvenuto nelle prime ore del mattino alle fonderie Anselmi di Campo San Piero. Un operaio è stato trasportato dall'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo essere rimasto schiacciato da un cassone durante il suo turno di lavoro. Nell'incidente avrebbe riportato numerosi traumi. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal. Immediata la risposta dei sindacati, che chiedono di non abbassare la guardia e di non dare mai per scontata la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in provincia di Padova si deve avviare un percorso istituzionale che ponga un cambiamento nel modo di lavorare nelle aziende. Proprio per questo venerdì 22 giugno CGL e CISL e UIL incontreranno il prefetto per fare il punto della situazione padovana e presentare la piattaforma regionale unitaria metalmeccanica, mentre tutti i delegati e i membri dei direttivi presideranno Piazza Antenore durante l'incontro in prefettura. E questo era anche l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, buona serata.